Attori, mercanti, corsari è un piccolo spettacolo che è una specie di esplorazione del mondo della commedia dell'arte ed è anche un piccolo viaggio che abbiamo fatto su questo carretto di comici insieme a 8 giovanissimi attori che poi non sono ancora nemmeno attori, sono allievi attori della scuola di teatro del Piccolo Teatro di Milano. Un'esplorazione in cui insieme abbiamo visitato le varie maschere, le più famose, Arlecchino, Pantalone, il Capitano, il Dottore, scoprendo insieme a loro la magia di questa commedia dell'arte, di questo modo di recitare con la maschera che è stato così importante per il nostro teatro. Ma devo ricordare di non bever senza prima aver mangiato qualcosa. Uno spettacolo all'aperto, come ai tempi della commedia dell'arte. Attori, mercanti, corsari, in scena al chiostro Nina Vinchi accanto al Piccolo Teatro Grassi, porta sul palco, anzi su un carretto, signori e signore, una compagnia di comici scapestrata e piena di vita, alle prese con la difficoltà del recitare per le strade, in un ipotetico viaggio attraverso l'Italia del Settecento. Una dopo l'altra sfilano le maschere classiche, da Pantalone a Colombina, tra canto, musica e schermaglie. Un gioco dentro e fuori il personaggio, interpretato dai giovani attori della scuola del Piccolo. Qui stai aiutando un pelo più avanti. Esatto. Il teatro, come nei tempi della commedia dell'arte, si sposta nei luoghi della città. E in questo caso noi recitiamo in questo meraviglioso chiostro del Palazzo Carmagnola, sede del Piccolo Teatro di Milano. E questa è anche un'occasione molto speciale per questi attori che non sono abituati a recitare all'aperto. E proprio come i comici dell'epoca invece devono imparare a intrattenere il pubblico che passa, mangia il gelato e guarda lo spettacolo. Siamo una compagnia di 8 giovani attori e all'interno della compagnia ovviamente abbiamo dei ruoli. Nello spettacolo interpreto il primo attore della compagnia, che poi dentro proprio le scene che andiamo a fare davanti al pubblico sono l'innamorato nelle scene insieme a lei e anche la maschera del capitano. Dorotea! Cinzio! Dorotea! Cinzio! Dorotea! Cinzio, voi mi offendeste! Io mi offeso! Non ricordate? Con la servetta conversando. Io nella compagnia sono Titto, un comico, e dal punto di vista della commedia dell'arte sono uno Zanni romagnolo, un servitore e un capitano. Io interpreto la prima attrice insieme a lui e come maschere faccio l'innamorata e l'innamorata musicista che fa da colonna sonora per tutto lo spettacolo e la servetta. E lui si era addormentato come un sacco di patate. Io sono la servetta Peppina e all'interno dello spettacolo interpreto il personaggio del dottore. Isotico! Sì, esotico! Un sapore! Recitare davanti ai bambini è forse più difficile che davanti agli adulti perché si vede subito quando si annoiano, quindi è un termometro abbastanza efficace di quello che stiamo facendo. Ovviamente noi non siamo professionisti, quindi è stata un'esperienza comunque in un ambito difficile come quello della commedia dell'arte. È stato un bel regalo da parte del Piccolo, della scuola questo.